Vi racconto un po', questa è l'11ª edizione di questa premiazione. Quando abbiamo iniziato non pensavo che saremmo andati così avanti. In questi 11 anni abbiamo dato premi per circa 60.000 euro alle scuole, sono stati appunto utilizzati dalle scuole per le loro iniziative. Le scuole, nell'ambito della propria responsabilità ed autonomia, utilizzano questi fondi appunto per le attività fatte a favore dei bambini e a favore dei ragazzi. Presento gli altri ospiti. Io sono Tripodi, faccio parte dell'azienda USL, Servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione, e sono uno dei coordinatori dei progetti di cui parleremo oggi. Oggi sono assenti la dottoressa Vignali, ci tengo a sottolinearlo, di CIR, che è uno dei nostri sostenitori, assieme alle sorgenti Emiliane Modena, Montecimone, che in questi anni ci ha sostenuto, e assieme all'associazione Gli Amici del Cuore di Modena, che qui è rappresentata da Roberto Baccarini, che è il coordinatore del progetto Cuore Giovane dell'associazione. Sempre di fianco a me, la professoressa Susanna Caselli. Adesso non so come definire, ex ufficio scolastico provinciale, adesso non so, ufficio scolastico di ambito territoriale di Modena, ex provveditorato, che quindi rappresenta chiaramente l'altro partner fondamentale, che sono naturalmente le scuole. Il dottor Giovanni Iorio, del comune di Modena, è ufficio Cittasane, che collabora con noi anche per molte altre iniziative, anzi noi collaboriamo con loro, e il dottor Giuseppe Fattori dell'azienda USL, che è il coordinatore del programma Comunicazione e Promozione della Salute, all'interno dei quali si muovono tutti i progetti dell'azienda USL tendenti appunto a promuovere i sani stili di vita nella popolazione. Due piccole parole sui progetti di cui parliamo oggi. Sono il progetto Mangia Giusto, Muoviti con Gusto, che si rivolge dai bambini dei nidi fino alle scuole primarie. Quest'anno ha coinvolto 212 classi, 44 scuole e più di 4.500 alunni, quindi sono dei numeri molto alti, che in realtà sono numeri che si confermano tutti gli anni. In tutti questi anni abbiamo anche contribuito a formare circa 450 insegnanti, e questo è un passaggio molto importante. Poi c'è il progetto Mani in Pasta, che invece riguarda i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, delle scuole medie, che sono state coinvolte complessivamente 9 scuole, 30 classi, di cui 15 hanno fatto il progetto in autogestione, quindi 370 alunni hanno partecipato ai progetti direttamente fatti da noi, altrettanti circa per i progetti in autogestione. Qui in sala ci sono anche le mie collaboratrici, innanzitutto Simona Midili, che nonostante sia così giovane è un po' la memoria storica del servizio, Jenny Pinca, che ha coordinato la realizzazione del progetto Mangia Giusto, Muoviti con Gusto, e Ilenia Persi, che ha invece coordinato il progetto e condotto il progetto Mani in Pasta. Poi c'è anche Chiara Mulè, che è una laureanda in dietistica e collabora con noi da qualche mese. Ora, usualmente in questa fase lasciamo, diciamo qualcosa appunto, facciamo vedere qualcosa sulla promozione della salute, sui temi della promozione della salute, in particolare sana alimentazione, regolare movimento. Normalmente se ne è occupato Boy Fox. Quest'anno cambiamo un pochettino, abbiamo deciso di sfruttare un documento filmato che fa parte di un progetto ministeriale che è Frutta nelle scuole, che è cofinanziato anche dalla Comunità Europea. E non so se la scuola primaria che è qui presente ha avuto modo di sperimentare appunto il progetto Frutta nelle scuole, perché vengono portati gratuitamente a scuola
per un certo periodo dell'anno. L'anno scorso è stato un po' stretto, l'anno prima è stato un po' più ampio come periodo. Viene portata appunto a scuola frutta gratuitamente per una volta alla settimana, per diverse settimane nel corso dell'anno. Fatto detto, appunto, sono stati enunciati i progetti di comunità e tutta una serie di progetti dove sostanzialmente si mettono assieme diversi soggetti delle comunità locali, per primi l'amministrazione comunale, le scuole, l'azienda USL, ma anche le società sportive, le aziende di grossa distribuzione e tanti altri partner, per sviluppare proprio in maniera coordinata dentro e fuori dalla scuola una promozione di sane abitudini alimentari motorie con una continuità nel tempo. Questi sono i progetti che danno le maggiori possibilità di riuscita per riuscire a modificare i comportamenti alimentari e anche le abitudini motorie. Questi progetti sono attivi in vari territori, che sono la Mammocogno, Polinago, Pavullo, Vignola, Savignano, Castelfranco, San Cesario, Modena, Soliera, Mirandola e Nonantola. Quindi vedete in quanti territori sono attivi questi progetti. E adesso si stanno ipotizzando nuovi progetti, sono candidate altre amministrazioni comunali. Quanta originalità veramente che possiamo vedere nella scuola. E cercheremo anche in futuro di sfruttare non solo per le scuole medie, ma anche per le scuole di grado inferiore, cercheremo di sfruttare sempre di più gli strumenti multimediali, perché in realtà anche i bambini molto piccoli cominciano già veramente ad utilizzarli. E quindi cercheremo sempre di più di chiedere dei contributi attraverso appunto l'uso di questi strumenti di tipo multimediale. Ringrazio a tutti per la partecipazione, so che per alcuni non è stato facile venire perché, ripeto, i trasporti sono difficili da realizzare. Vi faccio ancora i complimenti per le bellissime attività e i bellissimi lavori che avete presentato e speriamo di vederci l'anno prossimo. Arrivederci a tutti, grazie.